Ballai con tutte loro, tutte e tre quante erano a turno. Una delle Racchione, la Verne, non era tanto male, ma l'altra, la vecchia Marti, era un disastro. La vecchia Marti era come trascinarsi dietro la Torre Eiffel. L'unico sistema per cavare un certo spasso da questo dovermela portare dietro era di prenderla un po' in giro. Sì che le dissi che avevo appena visto Gary Cooper, il divo dello schermo, dall'altra parte della pista. Dove? Mi domandò lei fuori dall'eccitazione. Oh, non hai fatto in tempo a vederlo, è uscito proprio adesso. Perché non hai guardato quando te l'ho detto? Oh, accidenti, disse lei. L'avevo quasi spezzato il cuore, senza esagerazioni. Ecco però quel che accade di buffo. Quando tornammo al tavolo, la vecchia Marti disse alle altre due che Gary Cooper se n'era andato in quel momento. Ragazzi, quando lo seppero, la Verne e Bernice per poco non si sparavano. Erano fuori di sé dall'eccitazione. E domandarono a Marti se lei l'aveva visto e tutto quanto. La vecchia Marti disse che era riuscita a dargli appena un'occhiata. Sono rimasto secco. Holden Caulfield, personaggio creato da Jerome David Salinger per il suo romanzo di formazione Il giovane Holden, simbolo di un'intera generazione, oltre che accanito lettore, è il nostro cicerone in questa particolare puntata di Asterisco. Particolare non soltanto per gli argomenti che tratteremo, parleremo di infanzia e di adolescenza con due libri delle case editrici La Meridiana e Levante, ma anche per la presenza di un autore della casa editrice Palomar, scrittore affermato nel panorama giornalistico nazionale. L'intervista che ascolteremo oggi è quella al medico e scrittore Andrea Vitali, il consiglio dell'attore Luigi Locascio, gli appuntamenti e infine la classifica della libreria Palomar di Bari. Parti ben distinte compongono il libro Libera adolescenza di Maria Antonacci e Ciro Rosselli della Levante Editore. Il testo è un vero e proprio viaggio nei problemi dell'adolescenza. Nella prima parte l'Antonacci ci offre esperienze e spunti psicologici, sociologici e pedagogici proprio per affrontare diversi tipi di marginalità, devianza e problematiche giovanili. Riassume così i primi interventi in favore di minori vittime di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale. Nella seconda parte, invece, Pedagogia e Scienze dell'Educazione a cura di Ciro Roselli, l'autore ci parla dei successi conseguiti da questi ragazzi cosiddetti difficili e offre un percorso didattico particolare affinché l'adolescente cresca in un ambiente culturalmente stimolante. Federico Pirro è l'autore del libro edito da Palomar dal titolo La fame violenta e il linciaggio delle sorelle Porro, la storia della disperazione in cui caddero gli abitanti di Terra di Bari alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale. Per parlarne più approfonditamente, il nostro ospite è proprio l'autore Federico Pirro. Benvenuto. Com'è stato quel periodo per i pugliesi e i baresi in particolare, e soprattutto perché scegliere un periodo come il dopoguerra per un libro? È stato un periodo terribile, che la guerra era appena finita, quindi l'economia era a terra, il paese distrutto. Perché è stato scelto quello? Perché è quello meno conosciuto. Della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto i giovani sanno tutto, chi l'ha vissuto ovviamente, ma i giovani hanno avuto comunicazione dai tanti film, dai tanti documentari, la televisione non c'è, si può dire, non c'è palinsesto che non preveda qualcosa sulla Seconda Guerra Mondiale. Invece, quello che è accaduto subito dopo, che è stato un periodo tragico, specialmente per le aree a economia prettamente agricola, come tutto l'interno della Terra di Bari, furono completamente sconvolte dalla guerra. Gli uomini erano a fronte, erano a combattere, quindi le campagne furono abbandonate. La ripresa fu tragica. I proprietari terrieri, dal loro punto di vista, lesinavano gli interventi perché non volevano esporsi più di tanto, ma questo significava ridurre la presenza della manodopera. La mattina ci si alzava, si andava in piazza e chi non veniva ingaggiato quel giorno sapeva che non avrebbe mangiato, quindi si può immaginare la disperazione. Si tenga conto che il governo, pur in un momento difficile dal punto di vista politico e dal punto di vista dei rapporti con gli alleati che tenevano sotto controllo il paese in questa fase di transizione, si sforzarono di fare in modo che le cose non peggiorassero. In che senso? Imponevano per esempio ai proprietari, tramite le prefetture, i cosiddetti ingaggi coatti.
qual era il criterio? In base a quella che era l'estensione della proprietà, si imponeva a quel proprietario qual era l'esigenza oggettiva. 10 manovali, gli si chiedeva di prenderne 15-20. Naturalmente i proprietari, dal loro punto di vista, qual era l'esigenza oggettiva? 10 cercavano di prenderne 5 per risparmiare. Questo creava delle grandi frizioni, dei conflitti terribili. Tutto quel periodo è infestato di manifestazioni di protesta, di intervento della polizia, di intervento dei carri armati. Un periodo così difficile, anche dall'altro versante, molte volte i carabinieri, si registra, si vede dalla documentazione dell'archivio di Stato, non potevano intervenire nelle piazze dove le manifestazioni erano più preoccupanti, perché gli uomini erano sprovvisti di calzature. Ecco, questo dà proprio l'idea della situazione particolare. Disperazione poi sfociata nei moti di Andria del 46, che è stato il momento più drammatico di quel periodo. Doveva venire l'onorevole Di Vittorio, che era il responsabile della CGIL, ad Andria per avere un incontro di piazza e quindi contribuire a calmare gli animi. Che successe quel giorno? Successe che, mentre tutta la folla stava lì ad aspettare Di Vittorio, vi furono delle fucilate da un palazzo. Tutti gridarono che era il palazzo delle Porro, che erano delle proprietarie, quattro sorelle, proprietarie terriere, ritenute le più tirate, diremmo, nell'ingaggiare, nel riconoscere i diritti dei lavoratori. Insomma, quella fu la miccia, il detonatore, ci fu l'esplosione, si corse tutti verso quel palazzo, vennero prese queste sorelle Porro, due vennero proprio linciate in una maniera barbara. Qual è il momento critico di tutto questo? Che nel processo che ci fu, non si prese minimamente in considerazione che fu un moto di folla. Le nostre leggi, il nostro diritto prevede il cosiddetto diritto di folla, quando cioè ognuno di noi non è più responsabile di quello che fa, non sceglie più liberamente, autonomamente quello che deve fare, ma è come trasportato da questa emozione che coinvolge tutti, emozioni negative, emozioni positive, ma che comunque determina delle azioni come se ci fosse qualcun altro a ordinarle. Invece il momento politico era difficile, il processo si tenne a cavallo delle elezioni del 18 aprile 48, quando proprio il paese si spaccò in due. Gli imputati erano di sinistra e le vittime erano cattolici, e quindi si ebbe questo scontro che risentì molto di quel clima, e alla difesa non fu consentito lo spazio che oggi avrebbero consentito, e quindi quelle che erano le emozioni, le pulsioni violente di quegli anni entrarono anche in quell'aula di corte d'assise, e fermo restando la responsabilità si andò un po' oltre nella valutazione dei fatti, non tenendo minimamente in considerazione le condizioni di vita di quella gente. Un elemento soltanto: nella sentenza quella gente viene definita plebe, un termine che la rivoluzione francese aveva spazzato due secoli prima, ma che invece fa parte ancora a quel livello del linguaggio comune. Dal dopoguerra ai giorni nostri con Il diario di Fandino, un libro della rete Bambini e Ragazze Sud, illustrato da Elisabetta De Palma e pubblicato dalla casa editrice La Meridiana. Racconta, con le parole semplici di un bambino, una storia di affido familiare. Pagine e disegni delicati che traducono i sentimenti di tristezza e di disperazione, ma anche di gioia, di speranza e di tenerezza che accompagnano questa esperienza, tutto dal punto di vista dell'affidato. L'affido è un'opportunità per tanti bambini, ma anche per le loro famiglie in difficoltà, ed è quello che cerca di far capire la rete, autore di questo libro, una rete composta da 25 associazioni di volontariato che si occupano del mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Vuoi le buone notizie o quelle cattive? Quelle cattive, sempre. D'accordo. Ho installato il 450 a stella, ma i montanti non resistono alle vibrazioni. Appena lo mettiamo in moto, i montanti si rompono e i punti d'attacco. E le buone notizie? Non ce ne sono. Ma porca miseria, Odi! Se il 4,50 è troppo grosso, ci dobbiamo inventare qualcos'altro! E questa è la storia, la figlia di Postella racconta un episodio realmente accaduto, cioè l'episodio realmente accaduto dà il via alla figlia del Podestà, ed è un episodio del 1931, quando il Podestà di Bellano, che è il paese, il mio paese, ed è il luogo dove è ambientato il romanzo, tentò di impiantare una linea di collegamento aereo tra il paese, Como, che allora era il capoluogo di provincia, e Lugano, che è confinante, insomma, è confinante al lago di Como. Thank you.
tramite idrovolanti, collegamento bisettimanale a scopo commerciale e turistico, un'idea folle, assolutamente folle, ma anche intrisa di fantasia, se si pensa che risale proprio agli anni 30, gli anni in cui l'aviazione stava nascendo, stava crescendo anche come arma di guerra. Erano gli anni in cui Italo Balbo trasvolava di qua e di là, erano anche gli anni in cui l'IALA pubblicava Signor Sì, che è il primo suo romanzo in cui compare la figura di questo pilota bello, fatale, bravo, intelligente, con gli occhi azzurri, nero di capelli, insomma. Quindi c'era un contorno, uno sfondo storico di costume soprattutto estremamente fascinoso, e io ci sono rimasto impigliato, insomma. Scrivendo libri mi piace scrivere storie lievi, gioiose e anche divertenti, e qui c'è il dramma di questo podestà che, distratto da questa sua vanità di potenza e di potere, non si accorge che la figlia non è più la bambina che ha sempre avuto sotto gli occhi, ma è diventata nel frattempo una signorinella, e si accorge tramite la scoperta di un paio di mutande abbastanza particolari. Ti va di andare a Parigi? Ora? La TWA inizia i voli per l'Europa. Ho pensato di pilotare il volo inaugurale di persona. Dovrebbe essere divertente. C'è tanto da comprare a Parigi. Ti offro tutto quello che vuoi. Vuoi offrirmi la cena? Ti piace l'idea? Cena, allora. È un appuntamento? Ok, baby, un appuntamento. Al decimo posto nella classifica della libreria Palomar di Bari troviamo La Rosa di Gerico di Sergio Bambaren, pubblicato dalla Sperling & Kupfer. Storie di persone che cercano di rinascere perché dopo aver toccato il fondo si può sempre tornare ad assaporare l'esistenza, proprio come accade a certe piante del deserto. In nona posizione il topo giornalista e investigatore più famoso d'Italia, Geronimo Stilton, e Il fantasma del metrò di PM. L'indagine sui misteri del metrò di Topazio e su un gatto gigante che vaga nelle gallerie terrorizzando i roditori della città. Ottavo posto per L'abito di piume, L'ultima fatica di Banana Yoshimoto, edito da Feltrinelli. Tema centrale del romanzo è la guarigione, il ritorno alla vita normale che la protagonista riesce a raggiungere grazie alla riscoperta del valore dell'amicizia e del calore umano. Puglia e il suo cuore di Giuseppe Giacovazzo, casa editrice Palomar, è al settimo posto. Una testimonianza lunga 12 mesi attraverso 12 cattedrali, altrettanti poeti pugliesi e viaggiatori europei. Un libro alla scoperta del cuore segreto della Puglia. Al sesto posto troviamo un altro libro della Palomar, Un popolo di formiche di Tommaso Fiore. Il popolo di formiche è quello di alcune parti di Puglia, quello che ha scavato la pietra riuscendo a trasformare la murgia più aspra e a fare quel che avrebbe spaventato un gigante. Quinta posizione per 11 minuti di Paolo Coelho, Bompiani. La storia di Maria, una ragazza brasiliana che si trasferisce da Rio de Janeiro in Europa, dove arriva a prostituirsi. Sarà uno dei suoi clienti a darle il coraggio di cambiare. Ho sognato che qualcuno mi amava, di Maurizio Cotrone, casa editrice Palomar, conquista la quarta posizione. Storie di amore e abbandono che descrivono l'apparente deserto affettivo contemporaneo, in realtà anticamera grandi e piccoli movimenti dell'anima. Terzo posto per Io uccido, il romanzo d'esordio di Giorgio Faletti, edito da Baldini Castoldi Dalai, campione di incassi nell'anno di pubblicazione. La storia di un DJ che durante la sua trasmissione notturna riceve la telefonata di uno sconosciuto che rivela di essere un assassino. Ed eccoci arrivati al secondo posto, dove troviamo Il medaglione, Andrea Camilleri, per la casa editrice Mondadori. Impegni ed impicci del maresciallo Antonio Brancato, a capo della stazione dei carabinieri di un isolato paesino siciliano dove tutti lo cercano, anche a sproposito. Conquista il primo posto La foresta dei pigmei di Isabella Allende, Feltrinelli Editore. Le avventure di Nadia e Alexander, che si trovano ora nel cuore dell'Africa nera per salvare il popolo dei pigmei dalla schiavitù. Non sono un grande lettore di letteratura contemporanea, nel senso mi piacciono molto i classici. Credo che appunto, ad esempio, anche nella filosofia ci sia qualcosa di divertente. Non è vero che la filosofia è pesante o è pedante, basta leggere, appunto, dico questo libro nel senso che è un libro che magari appunto per i filosofi è semplice, per le persone invece che leggono poco magari può sembrare complesso, ma là c'è abbozzata la figura di Socrate, di questo filosofo ironico, quindi direi L'apologia di Socrate di Platone. Il 19 ottobre, per gli appuntamenti che attendono i lettori più piccoli nella settimana dei bambini del Mediterraneo, verrà presentato a Ostuni nel Brindisino il libro Colpo di testa di Paul Baco Longoi, edito da Fabbri. Il 20 ottobre invece alle 19 nella libreria europea di Maglie nel Leccese è la volta del libro di Fabio Toscani pubblicato dalla Sironi dal titolo Il genio e il gentiluomo. Einstein è il matematico italiano che salvò la teoria della relatività generale.
Vi è piaciuto leggere con noi? Potrete rifarlo la prossima settimana, perché Asterisco torna giovedì alle 12.30, 16.15 e 23.30 e la domenica, se l'avete perso, in replica alle 14.30. Arrivederci, a presto.